Grazzi, che è la lista che si presenta alle elezioni, che ha organizzato questo evento, il problema degli eventi di domani, l'evento della settimana scorsa e così via, fino alla fine. Perché la cosa che sempre dico e mi piace iniziare così è che non è mai niente di scontato. Questo percorso è un sacrificio per tutti, però è un bel sacrificio che costituisce un valore aggiunto dentro ognuno di noi che non ha precedenti. Ve lo dico veramente di cuore. Facendo questo percorso ormai dal 2005, da quando erano i meetup e andavamo a portare i progetti dei consigli comunali, e davvero ci cacciavano a calcio. Mi hanno la Gergolino, ricordo, a Napoli, come era sindaco, mi cacciò dal consiglio comunale, mi portarono giù i vigili. Quel giorno lì, proprio promisi, torneremo in massa. Io vi parlerò sicuramente dell'informazione, della vigilanza, poi se ci sono domande faremo domande, perché veramente vorrei raccontarvi tantissimo e vorrei spiegarvi proprio l'esperienza di questi mesi. In ogni caso iniziamo dalla commissione di vigilanza RAI. Il 6 giugno sono stato eletto presidente della commissione di vigilanza e come prima sensazione, e man mano sono andato avanti, visto che questa sensazione era confermata, c'era una familiarità tra l'azienda RAI e la commissione di vigilanza troppo stretta, cioè era come se fossero stati sempre amici, ognuno conosceva bene i luoghi, magari quando faceva una missione venivano non solo l'auditore della RAI, ma venivano tante persone, anche il direttore delle relazioni internazionali, il vice direttore, il capo ufficio stampa, tantissime persone che intanto parlavano con i vari parlamentari, cioè una sorta, mi sembrava, di lobbying interna alla Commissione. E questa è una cosa che non è proprio pensabile. E quindi, man mano, il primo lavoro vero che abbiamo dovuto fare e dovuto fare è quello della separazione totale tra la Commissione di vigilanza RAI, che è nel palazzo istituzionale, solo all'interno possono avvenire determinate cose, e l'azienda pubblica. Perché se no il controllore che deve controllare il controllato va in conflitto di interessi, e questo paese è morto e sepolto da 20 anni sui conflitti di interesse. E quindi è la prima cosa che è stata riportata nell'ordine, diciamo, costituito di come devono essere fatte le cose, la separazione. E adesso nella commissione, quando una persona viene accompagnata, non si fa più chiacchiericcio tra parlamentari e altre persone, ma siedono alla mia destra, per dire, il direttore del giornale, il direttore generale della RAI, poi a seguire gli altri, che sono sempre capotato dubitoso da Tarantola, e gli altri direttori che arrivano o non possono entrare perché hanno superato il numero, avevano messo il limite di 4 persone, o sono seduti in un punto e non possono più muoversi, andare dentro o andare fuori. E questo vi assicuro che sembra un passaggio molto semplice, ma uno dei passaggi chiave per far capire che le cose in vigilanza sono cambiate, non c'è più nessuna continuità tra vigilanza e RAI. E devo dire che su questo punto ci siamo riusciti, proprio ci siamo riusciti in maniera perfetta. Funziona così: se si vuole fare qualcosa si fa al di fuori del palazzo istituzionale, poi lo bloccheremo in un altro modo. Quindi questo proprio ve lo dico come primo risultato, che era molto importante. Altra cosa, la commissione di vigilanza, per essere credibile nei confronti della RAI e chiedere la trasparenza alla RAI, deve essere prima essa stessa trasparente. E quindi abbiamo ormai per prassi, abbiamo fatto già 10 audizioni, non ci sono più sedute poco visibili, segrete o con delle sepolte sommarie. In questo momento tutte le audizioni, ormai già per defunto, sono in collegamento satellitare sulla televisione della Camera, in diretta streaming, in collegamento a Ceduto, qui c'è il Palazzo Sano, appunto, dove la vigilanza e tutti i giornalisti possono seguire, oltre alla diretta streaming, giù nella sala apposita dove c'è la diretta anche all'interno del palazzo. E quindi è stata data in assoluto la massima trasparenza e pubblicità, che ormai è già diventata
prassi, nessuno più la mette in discussione e addirittura facciamo che il resoconto stenografico, anche questo è diventato prassi, che si carica qualche giorno dopo sul sito della vigilanza istituzionale, scaricabile da tutti quanti i cittadini. Adesso vi dico una cosa, rispetto a questo processo che abbiamo fatto, che è il primo processo di trasparenza, questa mattina è venuto il direttore generale Dubitosi e quindi io ho letto il suo discorso e ho detto come ormai è prassi, facciamo la diretta streaming e così via. Allora ha detto il direttore generale, ma è un piano industriale stiamo presentando, il piano industriale della RAI e anche la relazione semestrale, mi sembra un po' atipico proprio in diretta streaming. Ma se fosse stato in un altro tempo, un'altra vigilanza, questa frase, se mai ci fosse stata la diretta streaming o la diretta sul canale satellitare della Camera dei Deputati, avremmo chiamato la seduta segreta per il piano industriale della RAI. Invece questa mattina ho mantenuto fermo l'orizzonte verso il quale ci siamo diretti e anche il direttore generale non ha condiviso l'attività e quindi per la prima volta nella storia della vigilanza è stato illustrato un piano dettagliato della RAI, della relazione semestrale che era stata presentata al Consiglio di amministrazione e a tutti i cittadini hanno potuto vedere tutti i dettagli. Adesso se si va sul sito c'è la registrazione e questo è sicuro che per la RAI, per i dipendenti RAI, per i sindacati RAI, per i cittadini e per la Commissione sono atti storici, non è mai successo dal 1974. Io ho iniziato insieme alla commissione di interrogazioni dei commissari del movimento e non solo, perché poi ci sono anche altri commissari che magari fanno interrogazioni molto precise. Abbiamo iniziato a richiedere, visto che noi eravamo diventati trasparenti, la vera trasparenza alla RAI. Dobbiamo sapere che la RAI è un'azienda totalmente pubblica, 100%, è un SPA. 100% pubblica, secondo me non dovrebbe essere un SPA, ma questo è un altro discorso, comunque è totalmente pubblica, finanziata dai cittadini tramite il canone. La raccolta di canone della RAI è di 1 miliardo 750 milioni di euro all'anno. È una cifra assolutamente considerevole. La pubblicità dopo il crollo della raccolta pubblicitaria è arrivata a circa 600 milioni. Quindi noi finanziamo al 100% in qualche modo la RAI e la RAI deve rispondere non ai partiti, non alla politica, ma deve rispondere, deve tutelare quei cittadini. Allora io l'ho spiegato questo alla Presidente D'Aratta, l'ho spiegato a Dubitosi, lo sto spiegando a tutti. Loro devono rispondere sia alla Commissione di Vigilanza RAI, ma in nome dei cittadini e non in nome della politica. Noi siamo stati eletti al Parlamento per fare interessi pubblici e collettivi dell'intera cittadini italiani, tutti i cittadini italiani, e loro devono tutelare quelle persone, anche con informazioni di alta qualità, di alto profilo, così come è un servizio pubblico al 100%. E questo deve passare questi concetti. E glielo ricordo i giorni, non mi stazzo in ogni modo, tramite Facebook, tramite le agenzie, tramite tutti i giornali, chiamandoli in tutti i modi, anche i commissari, cioè da qua non si esce. E quindi abbiamo iniziato a dire trasparenza, trasparenza, trasparenza. Vogliamo alcuni dati, vogliamo sapere, conoscere gli stipendi di tutti i dirigenti giornalisti, delle star, iniziamo a fare un quadro chiaro di che cos'è la RAI, fotografiamo in questo presente per poi riuscire insieme a costruire il futuro, almeno sapere che in questo momento la RAI è questa situazione. Ci sono state delle resistenze incredibili e a un certo punto, il 1 agosto, la Presidente Tarantola, dopo che ha fatto il consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno il punto sulla vigilanza RAI, che stava è un po' troppo attiva questa vigilanza, ha deciso che alcuni documenti non era una competenza della Commissione e quindi ha iniziato a rendere in forma riservata tutta una serie di documenti.
E appena tornato dalle vacanze, andavo a parlare con Saccomanni, ministro dell'economia, sempre col punto all'ordine del giorno della vigilanza. Appena tornato dalle vacanze, cioè era proprio, si sentiva, stiamo facendo il fiato sul collo, facciamo nei comuni, così da lì lo stiamo facendo alla RAI. E quindi con una fatica enorme, dall'inizio che abbiamo cominciato le audizioni, fino ad arrivare a questa mattina, che c'è stato un altro grande risultato. Abbiamo iniziato a ricevere i documenti facendo una pressione, loro abbiamo sollevato il conflitto di attribuzione, la possono capire, questo sì, agivano in punta di diritto. Tornando alle documentazioni, siamo riusciti ad avere, e queste sono cose che sembra assurdo, perché siamo nel 2013, la RAI finanziata dal CAN, azienda pubblica totale al 100%, sono dei documenti che non si erano mai avuti. Primo passo in avanti. Abbiamo avuto gli stipendi a fasce, quindi non nominativi, però a fasce ci rendiamo conto, dei dirigenti e dei dirigenti giornalisti. Nella RAI c'è un plotone di giornalisti, sono circa 1.700, pagati molto, e se noi ci chiediamo a fronte del servizio pubblico e della qualità anche dell'informazione pubblica, cosa vanno questi giornalisti? Notiamo che c'è sicuramente un grande gap e abbiamo ottenuto questa tabella degli stipendi a fasce. In questo momento, sì, più di, chiaramente è più di teatro di televisione, sicuramente ci sono più giornalisti di teatro di televisione di stasera, è un dato incredibile, poi vi dico il dato sui dipendenti, però ci hanno dato questa tabella degli stipendi a fasce era una cosa che non era mai stata data. Ma perché è successo questo? È successo questo perché il contratto di servizio, che cos'è il contratto di servizio? È quello che regola i rapporti normandoli, quindi con articoli, bombe, ogni cosa, tra il Ministero e la RAI. Nel contratto di servizio c'è scritto che gli stipendi devono essere trasparenti, ma al comma successivo c'è scritto che l'attuazione degli stipendi trasparenti si rifà a una commissione che è paritetica tra la RAI e il Ministero, che dal 2012 non si è mai più riunita e c'era verbale che dovevano parlare degli stipendi. Quindi ho detto no, questa cosa non è possibile, dovete portare, almeno datemi un risultato, qualcosa, e hanno portato gli stipendi a fasce. E quindi c'è questo primo risultato che vi assicuro è stato durissimo. E poi qui c'è una cosa divertentissima, riusciamo ad avere, ma dopo una lotta in commissione con telefonate, l'albo fornitori completo delle società che forniscono servizi di vario genere alla RAI. Arriva in commissione come se fosse veramente una sorta di Bibbia, era Gubitosi, sì, la Taranta, non mi ricordo, sembra Gubitosi, me lo dava, protocolliamo subito perché se funziona così, arriviamo alla commissione, arrivano i documenti e come arrivano nelle mani mie, io glielo do al consigliere, poi al documentarista, glielo passa al segretario e lo protocollano subito in modo che atti ufficiali protocollati, non c'è più niente da fare, sono consegnati. E abbiamo quest'albo, quindi quest'albo è un albo che veniva considerato tra i migliori segreti della RAI mai dato, ed era il segreto più forte dei segreti di fatti. Che cosa succede? Che cosa succede? Succede che il nostro giornale amico, grande amico nostro, La Repubblica, è un giornale amico, pubblica, cadono finalmente i segreti della RAI. Consegnato l'albo fornitore, un segreto che ha custodito peggio dei segreti del Copasir dal 47, dei tre segreti di Fatima e Gubitosi della Terza. Non c'era Movimento 5 Stelle, Presidente, vorrei rilevare, dopo dal 47 ad oggi non è mai stato consegnato. Che cosa sarà successo negli ultimi 2 mesi? Cioè, la Repubblica non si fa questa domanda. È successo semplicemente che ci sono delle persone che stanno cercando di portare avanti un ragionamento, un percorso in maniera onesta, ostinato e trasparente.
Quale non aveva delle cose? E infatti, quando Repubblica poi ha invitato, ringrazio, al video forum che si fa nel giornale del pomeriggio, io ho portato l'articolo e ho detto: poi volevo dire una cosa che mi sono dimenticato di citare il motivo della caduta dei tre segreti di Fatima, che è il fatto che c'è la presidenza del Movimento 5 Stelle, ci sono i commissari del Movimento 5 Stelle che hanno fatto proprio l'interrogazione sulla questione degli appalti e degli altri fornitori. Che cosa succede? Un'altra cosa incredibile è che convoco tutto il consiglio di amministrazione, presidente Tarantola e i consiglieri di amministrazione. Arrivano, nell'ultima commissione erano venuti solamente in due, erano troppo pochi, è stato sospeso, insomma, erano più andati, tipo non andavano da 5 anni il consiglio di amministrazione riunito, forse anche di più. Quindi arrivano, avevano anche un po' di contrasto l'uno con l'altro, quindi ognuno tremava secondo le cose che diceva l'altro. C'era molta tensione tra chi beveva e chi non ha voluto parlare. A un certo punto prende la parola Pilati, un consigliere di amministrazione, e dice: nella RAI ci sono le cosiddette Happy Five, che sono una punta di un iceberg. Io ero lì al centro come presidente della commissione e dico: gli Happy Five, la punta di un iceberg. Ho detto: Pilati, ma di che cosa stai parlando? Allora, prendo la parola e dico: vorrei sapere cosa intendono le Happy Five, perché usate questo oggetto in 5 società felici, e allora a questo punto quanti soldi prendono queste 5 società? E queste 5 società man mano sono diventate famose. Allora mi dice Pilati: ma guarda, io non lo so bene, così c'era la Tarantola, e diceva: dico, presidente, ma lei lo sa se parla delle Happy Five il suo consigliere d'amministrazione? No, guardi, io non lo so, nel senso sì, lo so, diamo tutti i documenti al Presidente. Ok, perfetto. Allora, la prossima domani vi riunite, date la documentazione e così andiamo avanti. Bene. Passa un giorno, passano 3 giorni, io li chiamo, vorrei questo, che cosa significa Happy Five? Lo scrivo sul blog di Lillo, sul mio profilo Facebook, insomma diventa famoso questo Happy Five della fase di Pilato. Quindi andiamo avanti, ed è lì, dopo tutto questo percorso, che la Presidente dell'Alto del Consiglio di Amministrazione riunisce il Consiglio all'ordine del giorno di vigilanza e dice: no, iniziamo a segretare tutta una serie di... Allora io dico: le 5 società, che io più o meno già so chi sono, che non è che partiamo sprovveduti proprio, però le cose non vanno più dette né sui giornali, assolutamente, ce l'hanno detto anche sui giornali se le vogliono dire loro, né nell'orecchio al Presidente, né per mail, così devono arrivare e devono essere dette in commissione, che è il posto ufficiale, così ognuno è guidato dalle proprie responsabilità, ci sono gli ascolti stenografici, e quindi ognuno si para le cose quando le dice e inchioda le proprie responsabilità ai cittadini italiani, a quello che lui deve fare nell'interesse dei cittadini, se l'ha fatto o no. Quindi niente cose che voi riconoscevo, ma il mio lavoro è farle vedere in commissione, agli atti ufficiali, si protocolla tutto. Quindi ho convocato l'Andrea, la dottoressa Andrea, che era direttrice di Refit, perché sapevo che si riferivano alle società che producevano fiction. Quindi arriva l'Andrea e io nella commissione le chiedo: scusi, ma lei sa cosa si riferiva il consigliere Pilato sugli Happy Five? No, in realtà gli Happy Five non sono 5, ma sono 3, e non sono neanche tanto happy. Così risponde l'Andreatta, perché abbiamo tagliato un po', ci hanno tagliato un po' il budget. Ho detto: dai, vuole dire quanto è questo budget delle fiction, di che società parliamo? Giusto per sapere, mica ho detto che state facendo qualcosa di illegale, di no? Trasparenza, cioè se un'azienda pubblica vi vende con 1.750 milioni di euro nostri, dovete dirlo, non c'è soluzione. Ma io ve lo dico, vi do anche attenzione, così è il e l'anno è iniziato prima. La prima società che da 5 anni è tra quelle che più prende il budget del finanziamento alla fiction è quella di Bernabei, e Lux Fide di Bernabei, ex direttore generale della RAI, adesso amministrata da figlia Matilde. La Fremantle, società di Lorenzo Mieli, figlio di Paolo Mieli, ex direttore del consigliere della Sera.
E la terza è la Publispay di... non mi ricordo il nome, c'era lo scritto, vabbè, però c'è una terza società. Questa è terza. E poi c'è un altro budget delle fiction che è 194 milioni di euro per quest'anno ed è stato tagliato. Quindi, solo per sapere che da 5 anni sono 3 società che hanno un 200 milioni di euro in fiction. Abbiamo saputo quanto costa girare una fiction, l'ora di, non di girato, di trasmissione di fiction, quindi tutto compreso girato, produzione, costa circa 600 euro. Un'ora di girato di fiction. Può essere tanto, può essere poco, può essere la media europea, poi la andiamo a vedere, dovrebbe essere nella media europea, non è un problema. Il problema è sicuramente che non possono più tenere segrete le cose, ma dobbiamo sapere, in modo che quando ci possiamo anche organizzare e dire guarda, le fiction facciamone una perché ci piacerebbe fare un'altra cosa, magari con questi 100.000 euro ci compriamo qualche film in prima serata e chi non può andare al cinema che costa tantissimo, facciamo un servizio pubblico e facciamo vedere un bel film visto che fa il cane. Mi fermo o vado avanti? Davanti. Quindi arriviamo ad un'altra cosa, arriviamo alla commissione di questa macchina perché è anche molto importante. Nota dubitosa per il piano industriale e altro documento è arrivato che non era mai arrivato, a stento forse lo conoscevano precisamente i dipendenti della RAE e magari qualche sindacato che lo sapeva ma non aveva la visione. Infatti il piano industriale diretto a streaming era proprio visto non tanto da magari gli esterni ai lavori, ma tantissimo dai dipendenti di RAI, dai sindacati, ma tutti quanti la intenzione, oh, vediamo. E quindi è stata consegnata una cosa che sembra semplicissima, una cosa incredibile, la mappatura precisa dei dipendenti RAI a tempo indeterminato. A tempo determinato diviso per settore e per le società che fanno riferimento alla RAI. Addirittura ci sono gli apprendistati portato, i ragazzi che fanno apprendistato portato su un foglio grande, proprio era una sorta di organigramma dove era tutto quanto scritto preciso. Io ho visto anche gli altri commissari quando hanno visto questo documento, sono rimasti proprio con gli occhi da fuori, perché è una cosa proprio che vi assicuro, l'ho capito, lo vedo sempre di più, in vigilanza non c'è mai stata. Quindi Gubitosa ha detto, ah Presidente, questa era una delle sue richieste che aveva fatto. Io ho detto, che cos'è? La mappa dei è perfetta, lo solito discorso che lo trovo, ma quindi è protocollato, è il numero di protocollo e oggi abbiamo perfettamente il quadro aggiornato degli dipendenti a tempo determinato, indeterminato, le funzioni, i settori, tutto, aggiornato al 30 giugno 2013. Ma vi assicuro che stiamo facendo una fotografia della RAI per renderla talmente trasparente che così nessuno, cioè se ognuno si prende le proprie responsabilità, tutti quanti noi sappiamo le cose e con i riflettori, la conoscenza rispetto ai fatti, ai contenuti, man mano diventa sicuramente un'azienda migliore e che comprende che fa servizio pubblico invece che un servizio ai partiti. Una settimana fa, 5 giorni fa, non mi ricordo, abbiamo riunito un'altra commissione, martedì, e abbiamo approvato la nuova delibera sulla comunicazione politica, informazione politica in vista delle elezioni, una delibera proprio ad hoc sulle elezioni in Trentino e Trentino Alto Adige e in Basilicata. Vi dico, solitamente le delibere si rifanno alla delibera precedente, ovvero una lettera delibera dice più o meno questa delibera mi va bene, approviamola in maniera formale, ma fondamentalmente non viene cambiato niente. Io mi sono studiato tutta quanta la delibera, insieme ai funzionari
proprio ufficio e abbiamo iniziato a fare tutta una serie di modifiche. E tutte le modifiche sono state, ringrazio tutta la commissione e tutti i commissari, approvate all'unanimità. Praticamente non si può guardare in televisione, chiude il centro di risonanza. Allora, le modifiche principali sono, non le devo ricordare tutte. Allora, prima, le tribune elettorali, si ridà il nuovo spazio alle belle tribune elettorali e non sono più fatte nelle fasce di buon ascolto trasmesse, c'era scritto fasce di buon ascolto, che un po' buon ascolto potrebbe essere anche le 8 di mattina, 9. Io l'ho basato molto sull'esperienza personale quando ero candidato presidente della regione in Campania. E facevano queste tribune elettorali alle 9 di mattina perché era una fascia di buon ascolto, ma non ha tanto senso. Infatti molte persone non partecipavano nemmeno. Invece noi, per avere i confronti veri, per avere un talk show serrati in televisione per informare le persone, abbiamo bisogno che le persone guardino veramente quella trasmissione, un po' trasversale in modo generalizzato. E quindi adesso è diventata nelle fasce di ottimo ascolto. Quindi prima del TG della e questa è legge, vi dico che anche è la prima legge che ho prenotato dalla Gazzetta Ufficiale per venerdì, lo spazio, ed è la prima legge a firma al Movimento 5 Stelle. Tempo rimaneva invariato per tutti gli altri, cioè il suo tempo non andava ad aggiungersi a quello degli altri, perché se uno dice non partecipo però voi avete lo stesso tempo. Allora la nuova lettera dice che chi non partecipa in qualche modo perde e il tempo che era a sua disposizione viene distribuito per tutti quanti gli altri. Se voi venite a confronto della tribuna della RA pulita con tutti quanti gli altri candidati, bene, se no il tuo tempo viene distribuito agli altri. Mi sembra veramente su questo minimo sindacale. Altro punto, ci saranno le ultime due settimane prima delle elezioni, la RAI è obbligata a organizzare delle conferenze stampa tra i candidati presidenti in diretta nell'orario di massimo ascolto. Quindi chiaramente io vigilerò a tutela di tutti quanti affinché quindi tutte le forze politiche in questa delibera sia applicata al 100% dalla RAI e dalle RAI regionali di Trento e provinciali di Trento e Bolzano. E però nello stesso tempo mi spiego un po' ma la delibera. Partiamo da venerdì. Sì, però poi spiego un'altra cosa per la prossima. Partiamo adesso perché purtroppo la delibera di venerdì se la facevamo prima, avevamo un maggiore risultato anche in questo periodo, avevamo tutte le forze politiche. Stasera c'è la prima tribuna elettorale dove hanno invitato solamente i partiti che erano rappresentati. Infatti, allora andiamo a quest'altro punto della legge. La delibera non è ancora in attuazione. Nella delibera si evita anche questa cosa, però purtroppo la delibera è veramente di oggi, quindi su questo la RAI in questo momento è in apertura. Nella nuova delibera Basilicata, però anche per il futuro qui, per quella libera che vale sempre se non sarà tagliata, anche le forze politiche che hanno presenza in uno degli orari del Parlamento potranno partecipare a tutti gli spazi informativi e alle tribune da
l'inizio dei comizi elettorali fino alla presentazione delle liste. Quindi in questo caso qui anche voi potevate andare. Infatti Basilicata potranno andare, e la ratio, perché sembra che poi è una cosa pro movimento, la ratio è dire: ma se ci sono forze in Parlamento molto consistenti, perché poi, se non hanno una rappresentanza in Consiglio regionale, non possono accedere agli spazi, se è un movimento politico nazionale, deve esserci dato l'accesso a tutti quanti. E da oggi questa cosa è possibile. La prima sperimentazione sui giorni precedenti all'inizio proprio del, diciamo, del mese elettorale l'avremo basificata. Invece tutti i punti che ho detto prima saranno fatti invece da 27 praticamente, qui dal 27 al 25. Quindi qui noi avremo la settimana prossima. Sì, no, la domanda. E nella delibera, vi spiego anche un po' la delibera proprio per cercare di avere maggiore proprio tutela di diritti di chiedervi, ci sono tre membri della lista che voi scegliete che devono avere rapporti con i direttori delle due sedi provinciali di Trento e Bolzano, in modo che vi devono mandare il calendario della loro organizzazione ogni settimana, quello che hanno programmato, le conferenze stampa, le tribune, quando dovete andare gli orari, e voi dovete vedere anche che quelle cose che abbiamo detto che sono scritte nella delibera, molto semplice, non è scritta in politica, insomma, molto chiara, voi vi fate rispettare. Io ogni settimana sul mio tavolo della vigilanza avrò tutte i dati di come è andata la settimana, tutta l'organizzazione che la RAI dovrà mettere in essere per le elezioni, quindi dato subito, e tutti questi dati saranno presenti anche in internet per la legge, sul sito della RAI. Poi c'è il punto di vista sulla delibera sanzioni, avevo trovato sanzioni, il caso di costante e reiterato e troppo così e troppo là, la vigilanza può agire, abbiamo tagliato tutto questo pezzo, in caso di disponibile informazione la vigilanza agisce. Cioè, ma sono così le leggi, cioè tu è chiaro il senso di quello che vuole dire, però ci aggiunge parole perché così dice tutto e poi non dice niente, e ognuno si rivale sempre su delle interpretazioni, invece su delle cose non ci devono più essere interpretazioni. Se non fare un disponibile informativo tra le forze politiche che partecipano alle elezioni, si interviene, punto, così dice la legge. Poi cordialità, la firma. E domani io sto facendo un'altra cosa sempre, dovunque vado e sto girando ultimamente ovunque in tutta Italia, vado a trovare i direttori regionali delle sei. A Pescara ero andato a telefonare a sorpresa, ma è una carineria istituzionale. Sono Roberto Fico, presidente della vigilanza. Abbiamo fatto una riunione con il direttore regionale di Pescara che ci ha ospitato nell'ufficio, è stato molto carino, abbiamo saputo che la sede regionale di Pescara ha più o meno 100 dipendenti. Come l'altro, questo così, 100 dipendenti. Saranno tanti, saranno pochi. E perché poi sui problemi sulle sedi regionali, che non sappiamo i bilanci di ogni sede regionale, molto complesso. E domani vedremo il direttore di Trento, non mi ricordo, e poi vedremo quello di Bolzano alle 4 del giorno dopo. Faremo domani mezzogiorno e mezza RAI di Trento e alle 4 Bolzano. Sai il tedesco? Ya! Ma deve sapere lui se non la RAI.
E quindi faremo anche le mani della visita ai banchetti del Gazebo, faremo anche questo, vedremo un po' che cosa si dice, io giusto farò una visita e dirò mi raccomando sull'applicazione magari della delibera e basta.